Bentrovati, tra poco in onda con l'informazione raccontata. Saremo anche sui social, su Secret Press e chiaramente anche su Prima TV. E allora la cronaca in primo piano e poi andremo nelle piazze siciliane, a Catania in particolare, per il flash mob, la protesta dei medici specializzandi che sono rimasti illusi da quello che gli era stato promesso. Poi sentiremo anche i forestali che ringraziano in maniera ironica il presidente Musumeci, augurandogli il buon Natale per le riforme mai attuate, mai cominciate. Poi approfondimento, come si stanno proteggendo gli anziani nelle RSA e non soltanto, cosa stiamo facendo a proposito di emergenza Covid e di seconda ondata. Poi avremo anche uno spazio e un approfondimento da dedicare al movimento in crescita Valverde Oltre con Rosario Scandurra. Tutto questo all'interno dell'informazione raccontata tra pochi secondi in onda. Quando la passione diventa mestiere. Service di Rodolfo Rapisarda. Arredi per uffici, cancelleria, armadi metallici, armadi spogliatoio, classificatori, banche, casseforti e molto altro ancora come macchine per ufficio, informatica, telefonia, TV monitor, videoproiettori e macchine fotografiche. Paper Service riserva la vendita ai possessori di partita IVA. Paper Service si trova a Catania in via Enrico Fermi numero 3, numero 5. Now, baby.
Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione raccontata. Salutiamo gli amici che si seguono sul web, dunque sulla pagina Facebook di Secret Press, ma anche su quella dell'informazione raccontata e anche su quella di Prima TV. Salutiamo anche gli amici che ci seguono in televisione sui canali 87 e 666 del Digitale Terrestre. Tanto da proporvi anche oggi, questo giovedì, vado a salutare l'ospite con il quale affronteremo il primo approfondimento, è l'avvocato Franz Trovato. Grazie per essere qui con noi. Buongiorno. Buongiorno, proprietario dello Yachting Palace Grand Hotel di Riposto. Sì. Con lui avremo modo di parlare anche di Covid, di come si sono organizzate le strutture e soprattutto anche qual è la prospettiva dal punto di vista turistico, perché di questo dobbiamo parlare, per quel che riguarda l'albergo in particolare o i proprietari d'albergo, visto che comunque c'è ancora grande incertezza e perdite economiche non indifferenti, che non riguardano soltanto i proprietari, attenzione, riguardano soprattutto anche i lavoratori, che sono alcuni in cassa integrazione, se poi arriva, perché poi ci sono ritardi anche in questo, ma soprattutto ci sono tante famiglie e tanti lavoratori di tante strutture alberghiere e non soltanto, comunque, che ruotano attorno al turismo, che sono senza lavoro e sono incredibilmente a casa, a mani conserte purtroppo. Quindi parleremo di questo. Intanto cominciamo dalla cronaca, la cronaca che ci porta a San Giovanni la Punta, perché i carabinieri hanno catturato la banda delle spaccate e di rapine in genere. Si tratta del trio formato, come vediamo nelle immagini, dal 38enne Salvatore Chisari, dal 34enne Claudio Cocula e del 27enne Alex Di Vita. Ecco le qua le immagini. Tutti catanesi indagati per concorsi in rapina aggravata e tentata, porto illegale di armi, comuni da sparo, nonché ricettazione e furto aggravati. Indagini scattate dall'agosto del 2019 fino al febbraio del 2020. Si è così potuto contestare agli indagati diversi furti. Hanno cominciato l'8 di agosto 2019 a San Giovanni la Punta, quando hanno picchiato il titolare di una rivendita di ortofrutta, rubandogli addirittura 16.000 euro. Poi il 13 settembre ancora Chisari e Cocula, con lo stesso metodo, avevano speronato con un'auto rubata il camion condotto da uno dei titolari di un'azienda ortofrutticola. Poi l'uomo riuscì a reagire e la rapina svanì. L'11 ottobre 2, usando sempre la stessa auto, avevano raggiunto il titolare sempre di un'azienda ortofrutticola, che era intenta a chiudere il cancello di casa. A novembre poi i tre avevano accerchiato un altro imprenditore, passarono i carabinieri e dunque il colpo fallì. Qua, come vedete, c'è la spaccata invece che riguarda alcuni negozi dell'Interland catanese. Il trio a San Giovanni la Punta operò, ma anche a Battiati, dove, utilizzando come ariete una Fiat Uno, contro la vetrata di un negozio di abbigliamento avevano razziato numerosi capi di vestiario per un valore di circa 4.500 euro. Stesso discorso praticamente anche nel dicembre del 2019 a Scordia, sempre con lo stesso metodo, in un negozio sono riusciti a portare via la furtiva per 10.000 euro. Questo per quanto riguarda appunto questa operazione dei carabinieri di San Giovanni la Punta. Adesso andiamo in piazza, perché i malumori sono sempre continui, nonostante le rassicurazioni del governo, dei ministri, dei vari sottosegretari. Stavolta sono proprio i medici, coloro che chiaramente sono molto arrabbiati, perché sono stati portati come eroi fino a qualche mese fa, e adesso ci troviamo invece di fronte alle problematiche reali, che sono quelle delle assunzioni, quelle dei contratti e quelle appunto delle giuste retribuzioni. Oggi i medici specializzanti a Palermo, ma anche a Catania, per rivendicare quello che gli era stato promesso. Sentiamo il nostro Sandro Gaglio. Buongiorno dal vostro Sandro Gaglio. Piazza Università, oggi tanta bella gente con un camice bianco. Vorremmo capire cosa significa il camice e dentro questo camice chi ci sta e che perché oggi sono qui sicuramente a protestare. Abbiamo visto un cartello con scritto sbloccate SSM 2020. Questo significato lo chiediamo direttamente a uno di loro. Buongiorno. Buongiorno, sono Giovanni D'Adelfa, sono un medico. Ho provato questo settembre il concorso per entrare in scuola di specializzazione. Le specializzazioni sono dei contratti che vengono forniti ai giovani medici per accedere alla specializzazione, quindi specializzarsi in una determinata branca della medicina.
La nostra protesta riguarda la mancata pubblicazione da parte del MUR delle assegnazioni dopo aver effettuato il concorso. Molti di quelli che stiamo protestando qui l'hanno anche vinto, quindi siamo in balia del Ministero che non ci ha voluto ancora fornire le assegnazioni e siamo in attesa di tutto ciò. Quindi, se non ho capito male, il primo test doveva essere fatto a giugno, a luglio. E poi rinviato a luglio, poi è stato rinviato. Rinviato a settembre. Sempre per il Covid, no? Rinviato per il Covid, ma adesso il problema del MUR riguarda le riguarda diciamo questo momento. Non solo il Covid, ma i ricorsi, ecco, non mi veniva, i ricorsi che sono stati effettuati perché ci sono stati dei ritardi, ci sono stati degli errori oggettivi nel bando durante la pubblicazione e ci sono stati degli errori anche nel test, con delle domande quantomeno ambigue che hanno provocato dei ricorsi e che hanno fatto accumulare ritardi. Ritardi che si stanno. Stanno creando problemi, non ci stanno permettendo di accedere alla scuola di specializzazione. Quanti siete medici laureati e quanti posti disponibili? Allora, per questo test hanno partecipato circa 24.000 medici per circa 14.000 posti disponibili. Quindi sono almeno 14.000 medici che dovranno entrare in servizio negli ospedali e rimpolpare la sanità nazionale. Benissimo, quindi questo è un problema nazionale che comunque si ripercuote in tutta Italia e in un momento come questo, quello che voi state chiedendo, come mai non acceleriamo questa procedura? No? Stiamo chiedendo specificatamente di avere più rispetto in quanto professione, quindi di non essere trattati come non meritiamo, di avere finalmente la graduatoria definitiva con le assegnazioni per poter lavorare, perché vogliamo entrare e lavorare. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Cari amici, avete ascoltato dalla viva voce di uno dei medici che dopo 6 anni spesi all'università ha conseguito la meritata laurea. Oggi chiede di poter entrare e di poter partecipare al concorso per specializzandi. Ma io mi pongo una domanda: era a luglio, adesso rimandata a settembre, poi all'interno del bando ci stanno problemi, ma mi spiegate perché giornalmente mandate messaggi che chiedete, parlo a livello nazionale, la presenza di medici in tutte le regioni, vista la gravità della situazione e la problematica del Covid, e poi non siamo in grado di mettere immediatamente in moto un test, una commissione per accelerare il tutto e usufruire di questi ragazzi che avrebbero tanto bisogno di specializzarsi sul campo. Dal vostro Sandro Gaglio, la buona giornata a tutti. Questo dunque è il breve reportage del nostro Sandro Gaglio, degli specializzandi che adesso hanno anche chiaramente lanciato questo hashtag riferito ai politici, adesso fatevi curare, riferito all'opinione pubblica, dai politici piuttosto che dai medici. E allora adesso andiamo a sentire invece le altre lamentele, quella dei forestali che hanno mandato in anticipo gli auguri al presidente della regione Nello Musumeci per diciamo ironizzare sul fatto che non sono cominciate mai le riforme o comunque l'iter delle riforme che erano state promesse invece proprio dal governatore della Sicilia. Sentiamo i rappresentanti del Sifus Confari. Salve signor presidente, come lei ben sa quest'anno è un anno molto brutto pure per i nostri padri che vanno a lavorare e non gli arriva lo stipendio. Loro si alzano la mattina presto e lavorano molto e tornano a casa. Come l'orgoglio di noi bambini, vogliamo che il nostro padre cioè per noi il nostro padre è tutto, gli vogliamo ovviamente tanto bene. E come lei ben sa, quest'anno è un anno proprio brutto, bruttissimo anzi. I nostri padri fanno 78 giorni e non gli arriva niente. C'è chi lavora più di 25 anni e non gli arriva ancora niente. Grazie a lei quest'anno non potremo festeggiare un bel niente, né il Natale, né il Capodanno, né niente. Quindi la ringrazio tantissimo per quello che fa
E grazie a noi non potremmo fare niente perché non avete neanche la dignità di portare almeno poco di soldi o poco di stipendi ai nostri padri, perlomeno a farli, per farci mangiare e pagare la luce, le bollette e tutto. Questa è una vergogna! Questa è una vergogna! La riforma, grazie per le 50 euro che ci sta levando. Signor Musumeci. Signor Musumeci. Grazie al signore. Grazie. Il lavoro che ci ha dato per tutto l'anno. Grazie per lo stipendio che ancora aspettiamo. Grazie di tutto. Questa è una vergogna! Questa è una vergogna! Buon Natale, signor Presidente Musumeci. Questo dunque è il messaggio rivolto, ironico evidentemente, dal Presidente Musumeci a tutta la Giunta per quell'iter di riforme che non sono mai cominciate. Voltiamo pagina, parliamo di qualcosa di cui abbiamo già in qualche modo denunciato la situazione, quella che riguarda gli anziani, molti dei quali non sono protetti evidentemente per quanto riguarda l'emergenza Covid, e ne abbiamo parlato già nella prima ondata ma anche nella seconda ondata. Salutiamo l'avvocato Franz Trovato, che è anche proprietario del Grand Hotel Yachting Palace di Riposto, che ha provato in qualche modo a restare a galla, nel senso cioè a restare sul pezzo, perché chiaramente tra un DPCM e l'altro, un'ordinanza regionale, la stagione turistica è al momento azzerata, bloccata, anche quella famosa della destagionalizzazione, quella dell'autunno, del dolce autunno siciliano, e c'è anche il problema relativo anche al fatto che avevate aperto come albergo, proprio come albergo assistito, quindi dando la possibilità di protezione agli anziani, però tutto questo non è stato possibile. Qual è ad oggi la situazione, avvocato Trovato? Dunque, oggi ci troviamo in una situazione abbastanza particolare, proprio perché quando c'è da fare un'attività di impresa bisogna programmare, e oggi programmare è diventato praticamente impossibile, perché si programma, si ha un obiettivo, si fa un progetto, questo progetto è in corso di realizzazione e poi arriva magari un DPCM piuttosto che un'ordinanza che ti tarpa le ali, e quindi gli investimenti vanno in fumo, posti di lavoro altrettanto, gente che rimane a casa, e questo è emblematico perché quello che sta vivendo la mia struttura, ma come tutte le strutture turistiche, ricettive, piuttosto che assistenziali, è quello appunto di trovarsi in una situazione dove di fatto non sei obbligato a chiudere, ma di fatto non hai gli utenti. Quindi è chiaro che avere una struttura che si è adeguata, che si è prostrata proprio a fare tutte quelle modifiche e tutti quegli accorgimenti tali che permettevano di rimanere aperti nella sicurezza del personale e degli utenti, adesso si ritrova senza soggetti che possono usufruirne, perché è chiaro che il turismo in questo momento è morto. Noi già viviamo da sempre, la Sicilia potrebbe avere 12 mesi l'anno di turismo, ma in realtà soffriamo la stagionalizzazione. Avevamo appunto affrontato degli investimenti proprio per trovare una chiave di lettura e una svolta e rimanere aperti tutto l'anno, ovvero rivolgerci a quelle fasce di mercato anche, anche nord europea piuttosto che italiana stessa, di quegli utenti over 65, quindi il soggetto in pensione che vuole viaggiare ma fare un viaggio soft, quindi in una struttura dove abbia anche determinati comfort e delle assistenze particolari che non trova nei semplici alberghi. Ecco, noi avevamo investito in tal senso, però è chiaro che oggi, quando già un soggetto gli si vieta di spostarsi da un comune all'altro, non pensa più di andare a svernare o andare in vacanza. Quindi la situazione è questa, noi ci eravamo organizzati anche per il Capodanno, Natale, Capodanno, proprio avendo cura nel dettaglio, e quindi i tavoli da cerimonia da 8 diventavano da 4, il distanziamento, la sanificazione continua, e avevamo una programmazione. Ovviamente all'improvviso
è caduto tutto e di conseguenza gli stagionali che dovevano lavorare rimarranno a casa e rimarranno a casa senza stipendio, senza nessun tipo di assistenza. E la stessa cosa la struttura, perché una struttura, Umberto, un'attività non basta chiudere, abbassare la serranda per non avere costi. Una struttura importante ha dei costi, costi di manutenzione e gestione, indipendentemente dal fatto che ci sia dentro 100 utenti o uno soltanto. Quindi la prima cosa che doveva fare il governo non era tanto questa baggianata dei ristori nel settore turistico, perché se tu vuoi fare dei ristori va bene il codice Ateco, ma in base al tipo di attività devi dare un ristoro in base alla stagionalità, perché se tu in una struttura alberghiera stagionale mandi un ristoro basato sul mese di aprile, che altro non è che la nostra bassissima stagione, perché molti alberghi non aprono prima di marzo-aprile, significa che stai facendo un provvedimento fine a se stesso, stai mettendo un po' di soldini a pioggia, ma che di fatto non risolvono, perché sì, con quel ristoro pagheremo una bolletta, ma niente di più. Quindi invece hanno stanziato tanti fondi sul bonus vacanze, che è rimasto però inutilizzato per gran parte. Ecco, adesso viene fuori che gli italiani si sono dati alla pazza gioia d'estate, quindi abbiamo avuto la seconda ondata, ma se dai il bonus vacanze è normale che chi può usufruirne ne usufruisca, non puoi prendertela poi con il soggetto che possibilmente è andato in vacanza per la prima volta perché gli hai dato il bonus vacanze e poi è successo quello che è successo, anche perché non è vero che i contagi sono stati durante le vacanze estive, ma abbiamo visto che è stato successivamente quando ci hanno riaperto le scuole, i trasporti pubblici, quindi è un tutto po' strumentale. Quando hanno riaperto i negozi, giallo, arancione che sia, e poi bacchettano le persone che vanno nei negozi, ah, siete in troppi per l'estate, adesso come fai a contingentare il numero o a tenerli a casa, esatto, se apri i negozi, esatto, evidentemente è troppo facile dare, esatto, delle direttive e poi mettere in difficoltà gli utenti e bacchettare gli italiani, che secondo me invece si sono comportati bene. Piuttosto, complessivamente sarebbe un provvedimento che dovevano adottare prima del lockdown, dire: signori miei, le utenze private, che siano private o che siano di attività commerciali, tagliamo IVA, accise e tutti i costi di trasporto, gestione del contatore, trasporto energia, perché su una bolletta, faccio un esempio proprio facile, su una bolletta di un'attività commerciale di media entità di 4.000 euro al mese, 2.002 sono formate da queste voci. Quindi se tu già abbatti una bolletta da 4.000 a 1.008, e allora è chiaro che stai aiutando e stai dando liquidità all'attività, all'impresa. E la stessa cosa nella bolletta da 200 euro bimestrale, se la dimezzi a 80-90 euro, perché di questo si tratta, è chiaro che la famiglia avrà quei 60 euro al mese in più per poter fare la spesa, anche perché si sta di più a casa, devi aiutare, ma concretamente, non con il ristorio, con le mancette, ma questa era qualcosa che il governo poteva fare immediatamente, che poteva portare qualcosa di utile e di fattivo. Purtroppo pensano alle task force, a cose più complicate, al cashback, ecco, quest'altra cosa aberrante. Ecco, parliamo del cashback per il momento, cioè come la giudica questa operazione, la lotteria degli scontrini, l'avvocato Franz Trovato? Per me è qualcosa di veramente tra il ridicolo e l'esilarante, perché pensare che l'italiano medio, che è anche una persona talvolta anche là con l'età, debba scaricare un'applicazione, lo speed, che è poi andata in tilt, e poi cosa si fa? Si obbligano i commercianti magari ad avere registratori di cassa, registrazioni, costi. Ma alla fine chi ci guadagna? Perché poi bisogna andare a vedere, sì, loro parlano fino al 10% di 1.500 euro, sono 150 euro, ma che devono essere fatti in tante transazioni, massimo, e poi devi fornire il tuo IBAN, il tuo codice tutti fiscale, tutto, ma si parla tanto di privacy. Ma molti non hanno scaricato l'app Immuni,
per la privacy. Esatto. E ecco, invece hanno consegnato tutto, ma veramente tutto, quindi, con questa applicazione Io. Esatto. Poi, ecco, sì, le strutture ricettive, ecco. Si parla tanto degli interventi che hanno fatto perché non si pagherà l'IMU, attenzione, il 90% l'IMU è arrivata e la dovremmo pagare. Quindi si deve pagare. L'IMU non la pagheranno soltanto le società che hanno intestate all'interno, sono proprietarie all'interno della, della compagine societaria dell'immobile, ma il piccolo, il proprietario del B&B, il proprietario della, del piccolo albergo, che possibilmente ce l'ha intestata persona fisica, deve pagare l'IMU. Possibilmente ha dato in gestione l'attività e non sta percependo neanche l'affitto, perché ricordiamoci anche questa cosa aberrante degli affitti. Si parla tanto di sospensione degli affitti, bene, però ricordiamoci anche che dall'altra parte ci sono i proprietari degli immobili. Magari c'è chi si è fatto la sua pensione acquistando degli immobili, mettendoli a reddito. Quindi stiamo praticamente mettendo al centro dell'attenzione le difficoltà di chi gestisce strutture turistico-alberghiere sul territorio, che sia la Sicilia, la Calabria, nulla cambia, perché i DPCM sono a livello nazionale evidentemente, ma qua già avevamo altri problemi che ci portavamo dietro, sono problemi che sono maggiormente aggravati dalla situazione, dal contesto. Quindi lo scenario è davvero negativo? È molto negativo, perché quello di cui ti parlo è la vita quotidiana, pratica, perché noi abbiamo la nostra associazione di categorie, quindi parliamo tra di noi. Come si chiama l'associazione? Federalberghi. La Federalberghi. Ovviamente ci si rende conto che la maggior parte degli albergatori, del settore turistico, non sono le grandi catene alberghiere che non pagheranno l'IMU. Ecco. Le grandi catene alberghiere non pagheranno l'IMU. Allora è stata cancellata. A noi? No. Certo. Quindi, quando si va a fare le conferenze stampa, si è... I belli giacca e cravatta, io per protesta non metto più la cravatta. Addirittura? Sì, per protesta, basta. Fino a quando non si sistema la situazione, andiamo... Una sorta di protesta. Una protesta senza cravatta. Ecco, quando si va a parlare a una nazione intera, allora si devono spiegare le cose per bene, perché non si può fare sempre propaganda, non si può dire taglieremo l'IMU, perché ce la faceva anche Cettola qualunque, no? A fare quel tipo di politica. O no, di propaganda. Noi dobbiamo andare a fondo alle questioni. E quindi quando si parla di questo tipo di tassazione, quando si parla di sospendere gli sfratti, sì, giusto, ma dovete aiutare non solo il locatore, ma anche il locatario, entrambe le figure, perché le tasse sugli immobili arrivano. Arrivano, quindi è importante, che è giusto, se uno ha un'attività chiusa è impensabile dover pagare per intero, e allora è giusto la possibilità di sgravarli del 60% da poter cedere anche credito d'imposta, bene, però devi dare la possibilità di usufruirne a 360 gradi, devi dare liquidità immediata. E quindi viviamo in un paese dove le utenze elettriche sono qualcosa di esagerato. In Germania ricarichi la chiavetta, quello che consumi spendi. E noi no, noi abbiamo questa realtà. Ma allora intervenite immediatamente, non per sempre, ma almeno in questa situazione aiutate aziende e famiglie. Come azienda Grand Hotel Yacht in Palace avete provato a partecipare al Click Day siciliano, al bonus siciliano? Anche lì stendiamo un velo pietoso, perché vabbè, sappiamo com'è andata, sappiamo com'è andata. È andata a finire che abbiamo dovuto ripresentare il tutto, e poi anche qui, un'azienda piccola, allora magari quei 2.156 euro possono servire, ma un'azienda che ha tanti impegni, quella diventa un qualcosa che non risolve nulla, ci siano o non ci siano. Ci stiamo parlando di spese enormi. C'è chi ha sull'immobile mutui, chi ha finanziamenti, chi ha stipendi da pagare,
i dipendenti da aiutare perché la cassa integrazione non arriva, e quindi è chiaro che 125 milioni potevano essere spesi meglio, potenziando e altro che poteva far arrivare alle attività molta più liquidità. Ecco, qualcuno ha detto si è trattato di una mancetta, di una quasi elemosina, sì, rispetto a quello che doveva essere il gettito iniziale. Anche perché molti non hanno avuto la possibilità di accedervi, altri avevano fatto tutto ma poi per mancanza di informazione e chiarezza non hanno riproposto tutto l'iter il giorno 16 e quindi hanno perso la possibilità di accedervi. Diciamo che è una cosa che non funziona così, i soldi devono essere spesi per creare altri soldi, queste sono forme di assistenzialismo, l'assistenzialismo alle aziende non funziona, devi mettere in una posizione l'imprenditore di accendere la macchina e viaggiare, inutile che gli dai un litro di benzina, non farà strada. Stiamo vedendo le immagini d'archivio, ma di un archivio recente del Grand Hotel Yacht in Palace di Riposto, ecco lì a bordo piscina. Perché stiamo riproponendo queste immagini, Franz Trovato? Perché avete speso tanti soldi per mettere in sicurezza tutta la struttura, per far sì che si potesse continuare a lavorare dopo un'estate tra sali e scendi, montagne russe, cioè bonus, vacanze, eccetera, eccetera, avevate investito. Investito. Chi vi risarcirà? Nessuno. Ovviamente è stato un voto a perdere, perché ti faccio un esempio. La struttura possedeva delle bellissime sedie in pelle per il ristorante. Ovviamente la pelle, sanificarla diventa più complicato. E allora abbiamo fatto un investimento con delle sedie in plastica, sempre d'arredo, ma che fossero facilmente sanificabili. Ebbene, questo più tutto il resto, e alla fine a conti fatti abbiamo aperto, ma abbiamo aperto solo per dare lavoro a tutti quei ragazzi, a quelle famiglie che da oltre 10 anni ci aiutavano a mandare avanti la struttura, perché di fatto se avessimo abbassato la serranda la stagione estiva non si sarebbe fatto male nessuno, se non appunto i ragazzi che non avrebbero preso un becco di un quattrino, perché aiuti per gli stagionali pochi e niente, aiuti alle aziende ancora meno, e di fatto il 2021 inizia male, proprio perché noi avevamo programmato Natale, Capodanno, con la normativa vigente nel momento in cui poi è arrivato un DPCM dove praticamente non so chi l'abbia scritta o chi l'abbia avuta questa pensata, alberghi sì, ma si cena in camera. Adesso io posso capire piccolo alberghetto piuttosto a conduzione familiare, gli organizzi qualcosa di carino in camera alla coppia, alla famigliola. Ma alberghi con decine di camere e utenti che vogliono fare magari non un cenone, ma una cena, non puoi pensare di poter organizzare in camera per tutti. Il servizio in camera, il room service è l'eccezione, non può diventare la regola, né tantomeno per Capodanno. Anche i costi lieviterebbero. I costi lieviterebbero. Ma immaginiamoci quanti camerieri per fare il servizio in camera tutti contemporaneamente nello stesso momento a Capodanno. Certo. E allora è chiaro che la gente non parte. Hanno disdetto tutto e danni su danni. Quando invece nell'albergo, se si applicano le norme che abbiamo applicato per tutta l'estate, non abbiamo avuto un contagio nonostante ci siano state migliaia e migliaia di persone, anche difficili da gestire, sì, perché non è che sono tutti educati, pacifici, con la mascherina e con le distanze, perché noi abbiamo avuto in casa anche oltre 100 ospiti e non abbiamo avuto un contagio. Cosa significa? Siamo stati fortunati? Non lo so. Siamo stati bravi? Sicuramente. Quindi rispettando organizzare tutte le norme e organizzando ogni metro quadrato, rispettando dell'albergo tutte le norme che richiedevano, il momento richiede. Ovviamente la sanificazione per noi è pane quotidiano, perché la camera va sanificata quotidianamente, a maggior ragione quando c'è il cambio da un utente a un altro. E d'estate, da giugno fino ai primi di ottobre,
E gli utenti ci sono stati, e nulla è accaduto, basta controllare le entrate, le uscite, verificare e applicare le norme e si sarebbe potuto fare un capodanno non di bagordi, ma dignitoso, permettere a tutti di lavorare. Tra l'altro, anche a proposito di Capodanno in Camera, a Roma ci sono prezzi da 1.800 euro a persona con la cena servita in Camera. Ecco, con la vista su Roma Capitale, sul Pincio, esatto, eccetera, eccetera. Capisci anche che magari strutture 5 Stelle lusso nella capitale d'Italia, piuttosto che in una località particolare, possono permettersi di fare una tipologia di prezzi del genere, ma le nostre strutture, il nostro turismo non è questo. E quindi rimarremo chiusi e speriamo in un 2021 che possa ripartire il prima possibile, ma con criterio, non con idee scriteriate, perché chi legifera deve capire anche mettersi dalla parte di chi fa impresa. Fare imprese significa programmare, quindi è il lavoro, l'incertezza che ammazza l'imprenditore. Esatto. Programmare significa che non mi puoi emanare un DPCM piuttosto che un'ordinanza a 20 giorni dal Capodanno, perché se fai una cosa del genere significa che ho buttato mesi e mesi di lavoro e di programmazione, perché se togli la programmazione è finita, l'imprenditore non può lavorare dall'oggi all'indomani. Passiamo anche all'albergo assistito, qual è lo scenario al momento? Avete bloccato tutto? Sì, noi abbiamo preso... Ad oggi al Grand Hotel? Sì, noi abbiamo preso le prenotazioni e noi speriamo di ripartire dal 2021. Abbiamo una lista di nominativi con delle camere opzionate. Ricordiamo albergo assistito, sì, in poche parole. Noi abbiamo un corpo dell'albergo, 26 camere, che nel 2021 destineremo a albergo assistito o senior hotel. Significa dare la possibilità agli over 65 di avere una struttura dove possono venire in vacanza oppure soggiornare anche una settimana, un mese, piuttosto che tutta la vita, anche una stagione intera, e vendere casa e vivere in vacanza e vivere in un albergo 4 stelle lusso, avendo piscina, solarium, ristoranti a disposizione in una formula all inclusive, potendo ricevere parenti, amici, piuttosto che fare conoscenza con gli altri turisti o gli altri soggetti del senior hotel, perché poi ci sono le aree comuni tra albergo e senior hotel. Quindi è una tipologia nuova per il nostro territorio, ma è una tipologia che nasce nei paesi di origine anglosassone da diversi decenni ed è una formula che funziona e funzionerà ancora di più quando finalmente ci si renderà conto che i soggetti in là con l'età sono quelli che vanno tutelati. Motivo per cui, ad esempio, adesso si evita l'ospedalizzazione del soggetto anziano, perché è chiaro che un soggetto anziano non può essere ospedalizzato per lungo tempo, perché altrimenti se non muore di Covid morirà di altro. E dunque l'idea è proprio quella, dare un servizio alla collettività e a tutti coloro che vogliono rivolgersi a questo tipo di proseguio, di vacanza durante la propria pensione, e avere la possibilità di avere una struttura di lusso, ma anche a prezzi abbordabili, quindi a portata quasi di tutti. E guardate cosa si domina da una delle terrazze del Grand Hotel Yachting Palace di Riposto. Insomma, possiamo osservare da Taormina all'Etna, al mare splendido del Golfo, appunto, dello Ionio nel caso specifico, e dunque insomma veramente è un gran bel vivere. Ma sicuramente avere la possibilità, magari il soggetto essere assistito in tutto, essere peraltro assistito, ma anche un anziano autosufficiente, avere l'assistenza quando vuole l'assistenza, magari posteggiare la propria auto in garage, poi salire con l'ascensore in terrazza e farsi un aperitivo, certo, poi andare a riposare, farsi una bella passeggiata sul lungomare, fare un bagno, un tuffo in piscina, ricevere amici, è qualcosa che deve entrare ancora nella nostra pian mentalità, pianino, ma certo, diciamo che
a mio modesto parere, quando sarò in là con l'età, sarà una struttura a cui io mi rivolgerò, proprio perché mi piace anche la parte conviviale, la parte dinamica della struttura, quindi socializzare, avere sempre il contatto sia con gli utenti, gli ospiti, i turisti, oppure anche col personale che è sempre qualificato, e quindi avere la possibilità di pranzare con menù alla carta, oppure avere la tranquillità di non pensare più a bollette, oppure le cose che si rompono a casa, e avere gente sempre dentro che deve fare le pulizie piuttosto che sistemare il tutto, ecco, avere una vita serena, tranquilla e assistita. Torneremo a parlare del Senior Hotel, dell'albergo assistito, con l'avvocato Franz Trovato, che rimane ancora qui con noi, perché vediamo insieme uno spot, perché stiamo sostenendo le aziende che sono in crisi e chiuse con i lavoratori a casa, e tra queste c'è anche un birrificio artigianale di Aci Catena di Giancarlo Di Giulio, e quindi li stiamo sostenendo proprio perché siamo vicini a coloro che in questo momento stanno lottando e non si stanno arrendendo, anche se appunto lo stabilimento è chiuso, proprio perché birrerie, ritrovi, pub, pizzerie, ristoranti la sera sono chiuse. Quindi vediamo questo breve spot e poi salutiamo l'avvocato Franz Trovato. Ed eccoci in chiusura di questo approfondimento. Dicevamo, Sicra Press sostiene le aziende in crisi in questo momento, sappiamo da quanto tempo stanno lanciando il loro grido d'allarme. Allora, siamo vicini a loro, il birrificio artigianale Namaste non è pubblicità ma è soltanto un sostegno da parte di Sicra Press, quindi la consegniamo questa birra dai grani speciali all'avvocato Franz Trovato, è una birra ambrata, eccola qua, la consegniamo. Grazie. Benissimo, insomma, nella speranza che anche voi imprenditori possiate fare sinergia, possiate fare rete per una Sicilia che non si arrende, evidentemente, perché ogni tanto viene la voglia di dire mollo tutto e vado via. Esatto, viene voglia di dire basta, ma in realtà poi alziamo lo sguardo, vediamo l'Etna, giriamo lo sguardo all'altro lato e vediamo il Golfo di Taormina, il nostro mare, i faraglioni, e poi ci sono queste bellissime realtà imprenditoriali che vanno foraggiate, e bisogna lottare proprio perché dovremo rialzarci molto meglio di prima. Grazie, grazie all'avvocato Franz Trovato per quanto riguarda tutti gli aggiornamenti del Grand Hotel, Yacht in Palace Riposto, l'albergo assistito ed altro, insomma sui social si trova tutto, evidentemente anche su Sicra Press. Adesso ricordiamo un grande campione, Paolo Rossi, che a 64 anni è morto per un male incurabile, lo ha annunciato la moglie. Allora, rivediamo questa clip di Media Gol, i famosi 6 gol del Mondiale di Spagna 1982.
Eccoci nuovamente in studio, ancora un altro approfondimento come già annunciato nel corso dell'anteprima. Parliamo di un movimento in crescita, di un giovane movimento, Valverde Oltre, per il territorio di Valverde, ma non soltanto, credo, perché sono tante le iniziative che sono state annunciate nel corso della conferenza stampa di presentazione 2 mesi fa. Ben trovato Rosario Scandurra, che è il leader, il presidente, come ti dobbiamo dire? Rosario Scandurra. Rosario Scandurra, Valverde Oltre, sì. Punto, e infatti. Buonasera a tutti. Allora, ben trovato. Allora, dobbiamo partire sicuramente dal territorio, un territorio che, così come tutti gli altri della zona etnea, sta soffrendo il Covid, sì. Le attività commerciali innanzitutto, e quindi al di là dei colori arancioni o gialli, insomma, c'è una chiara sofferenza. Allora, voi come Valverde Oltre state facendo qualcosa, vi state muovendo, state ascoltando la gente, al di là dei malumori che sono ormai ufficiali, dico, state già pensando a qualcosa per il nuovo anno? Sì, innanzitutto purtroppo causa Covid a dicembre avevamo proprio stabilito l'inaugurazione della nuova sede, ma purtroppo con queste ristrettezze abbiamo rinviato il tutto perché non verrebbe una cosa delle migliori e quindi stiamo attendendo tempi migliori per poter coinvolgere sempre più persone. Poi per quanto riguarda il movimento, noi siamo sempre in movimento, ascoltiamo, ma ripeto, purtroppo oggi siamo in una fase dove c'è poco da fare, o quantomeno c'è tanto da fare, ma nello stesso tempo è difficile muoversi sotto tutti i punti di vista, anche perché le attività commerciali sono in sofferenza, diciamo, la popolazione italiana è in sofferenza sotto tanti punti di vista. Intanto qualche fotografia, qualche sì. Scatto della presentazione avvenuta a Casal Rosato, una serata sicuramente indimenticabile, semplice, efficace, durata anche poco questa sì. Serata, anche con un momento di socialità davvero unico. Eccolo qua, sono delle fotografie che testimoniano di questo momento a Casal Rosato. Sì. Ma detto questo, un occhio vigile vostro sul territorio. Cominciamo dalla Tari. È vero, almeno così hanno detto alcuni esponenti di Valverde Oltre, che stanno arrivando bollette con un aumento del 31% in più? Sì, purtroppo nella Tari che è arrivata ad ottobre si registra un 31% in più. Però non voglio entrare in merito molto su questo argomento perché, ripeto, il nostro il modus operandi nella politica non è quello di puntare il dito verso chi amministra, ma soprattutto è quello di dare qualche soluzione o qualche suggerimento per la risoluzione del problema. Ripeto, non anche perché se è aumentata la Tari ci saranno delle motivazioni. Sì, ma non voglio entrare molto in merito perché non è mio modo. Però avete registrato questa lamentela. Sì, entro solo in merito il fatto che si è data colpa alla passata amministrazione dell'ex sindaco, ma ripeto, siccome io non mi piace operare in tal senso, cioè dire se io oggi amministro vengo chiamato per amministrare, quindi per risolvere il problema del cittadino. Siccome in Italia, proprio non solo a Valverde, in Italia, in Sicilia, c'è sempre questo modus operandi che chi va a governare dice sempre che la colpa è di quello precedente. E allora non ne rientra nei miei parametri di gestione amministrativa, di un'eventuale gestione amministrativa, incolpare il mio predecessore o i predecessori. Ma se io oggi vengo chiamato dal cittadino a governare il mio paese, la mia città, la mia regione, il mio Stato, devo prendere responsabilità. Mi prendo le responsabilità e automaticamente quel consenso credo che sia un gesto di fiducia nei confronti di chi dovrà andare ad amministrare. Quindi questo modo di scaricare non mi appartiene. Non entro nemmeno nel merito perché oggi c'è questa amministrazione, sicuramente troverà il modo, anzi spero troverà il modo come risolvere il problema, ma ripeto, non mi appartiene. In questo momento mi appartiene come cittadino e posso dare voce ai cittadini, che non mi sembra corretto
ha registrato un 31%, anche perché molte volte questi aumenti non sono mai susseguiti da un miglior servizio. Quindi la problematica sta proprio in questo. E se pensiamo che comunque sia il problema dei rifiuti non è solo un problema di Valverde, ma soprattutto nella nostra regione siamo sempre nella polemica. Apro e chiudo parentesi, sì. A Catania si pagano mediamente 500 euro a cittadino, sì, a famiglia, a nucleo, per un servizio che sicuramente non è tra i migliori ed è il più alto d'Italia, il più alto più caro d'Italia. Quindi questo determinato sì, chiaramente sì, dalle statistiche che sono ufficiali dei vari comuni, degli 8.000, oltre 8.000 comuni d'Italia, Catania è il luogo dove si paga la TARI più alta, di circa 500 euro poi, a seconda del metraggio della casa, soprattutto del metraggio della superficie della casa. Ma il dato più allarmante, a parte le percentuali, è quello che in province del nord, oppure se pensiamo che la Germania, cioè la regione Sicilia paga la Germania per ritirare la spazzatura, e lì praticamente con la spazzatura viene fornita energia elettrica, gas, cioè siamo al paradosso, cioè noi paghiamo, abbiamo un aumento e a volte anche un servizio non idoneo. Però in tutto questo voglio spezzare anche una lancia a favore delle amministrazioni, che noi cittadini a volte non facciamo decisamente la nostra parte per poter diciamo avere un servizio più civile, ecco. Ma diciamo che dovremmo cominciare noi ad essere più civili, più educati, a non sporcare innanzitutto. Pienamente d'accordo. Se parliamo delle piazze, delle vie, anche nel rispettare gli orari di conferimento della spazzatura. Però succede... non possiamo uscire a qualsiasi ora del giorno col sacchettino. Pienamente d'accordo. Laddove ancora ci sono i cassonetti dell'indifferenziata, del cartone piuttosto che della plastica. Quindi è anche una questione nostra, non è soltanto l'amministrazione, certo, okay? Amministrazione X o Y, ma in generale una nostra educazione, una nostra cultura. Cioè qui esultiamo se passiamo dal 25% di differenziata al 30% nel giro di un anno. Ma ci sarebbe soltanto da vergognarsi, che poi da nascondersi. Che poi quel piccolo aumento è da andare a valutare. Chiaro, cioè, ma comunque sia, quindi, però c'è anche il fatto che c'è quel cittadino che compie il proprio dovere, certo, e poi si ritrova praticamente in una situazione del genere senza aver ricevuto nessun premio in cambio, perché si è pure constatato, per esempio su Valverde, che dopo che tu fai dei viaggi nell'isola ecologica, poi alla fine ti vai a ritrovare uno sconto di 10 euro e forse non è nemmeno la benzina che tu hai messo per andare nell'isola ecologica. Per andare all'isola Quindi ecologica. È paradossale è questa cosa. Sistema. Comunque è tutto il sistema dei funziona. Rifiuti è sicuramente da rivedere globalmente. Cioè, globalmente da rivedere. Interamente proprio. E comunque soprattutto in Sicilia. Però su Catania c'è anche da, ripeto, se non dobbiamo fare tutta la bonfascia, su Catania c'è anche che durante il giorno molti cittadini che abitano nei paesi etnei, la mattina i pendolari della spazzatura. Del sacchettino. Quindi tutti sappiamo che comunque sia scaricare la spazzatura in discarica per l'ente pubblico ha un costo. Automaticamente su Catania è un costo che lievita, nonostante, voglio dire, l'amministrazione metta dei mezzi a disposizione per poter portare avanti. Questa è una cosa, secondo me, da valutare nell'area metropolitana. L'assessore Cantarella, assessore Fabio, al settore ai rifiuti, assessore Fabio Cantarella, proprio qui all'interno dell'informazione raccontata, ha confermato che si sta lavorando per eliminare tutti i cassonetti che si trovano agli ingressi della città di Catania, da nord a sud, passando per ovest, evidentemente. Vedremo. C'è grande attesa per l'appalto settennale di 150 milioni di euro. 350 perdon, milioni di euro. Sono settennali per 350 milioni di euro. E qui insomma è andato deserto già. Ma perché una bella rogna gestire la nettezza. È un settore molto molto delicato. Speriamo che qualcuno ci metta mano seriamente.
Prima dei comuni ci dovrebbe pensare molto la regione siciliana a creare un piano per quanto riguarda i rifiuti e l'ambiente. Però è anche vero, mi chiedo anche da cittadino e non da giornalista, che spesso leggo o vengo a sapere che nessuno vuol realizzare sul proprio territorio l'inceneritore. Per esempio, per non, andare, sì. Non parlo di isole compatibili con lo smaltimento di tutti i rifiuti, no? Ma lì entriamo in un meccanismo un po' contorto, perché un rigassificatore comporterebbe quello che... Anche ad Augusta hanno detto di no, ad Augusta che perfetto. È una zona parecchio già inquinata. Per dire, ma il rigassificatore comporterebbe comunque sia un interesse... Trovami un amministratore... che è disponibile ad accettare un progetto regionale o territoriale dell'allestimento, della realizzazione di un rigassificatore o di un inceneritore sul proprio territorio. Sul proprio territorio è difficile, però il problema è uno... Cioè, se, io non lo voglio a casa mia, meglio a casa tua. Ma allora consorziare i comuni, ecco. Voglio dire, è individuare una zona... che sia abbastanza lontano dal cittadino. L'idea mia è sempre quella che secondo me, appunto, è quella del consorzio, ma che ognuno si deve smaltire i propri rifiuti. Benissimo. Che possono diventare benessere economico. No, diventerebbero benessere. Il problema è che siccome quando c'è l'interesse del cittadino, ecco. Perché diventando un benessere economico, automaticamente diventa un benessere, cioè un benessere economico per l'ente, per il comune, automaticamente diventa un benessere economico per il territorio. Questo, certo. Quando c'è il cittadino di mezzo, noi preferiamo tenere gli interessi di qualche buon tempone e quelli dei cittadini poi vengono alla fine. E poi ti ritrovi, per esempio, in un comune come Valverde, un saltello di appena il 31%. Quindi questo è quanto. Qualcuno ha detto perché forse sono aumentati i prezzi delle discariche, cioè del conferimento in discarica. Ma questo ci potrebbe anche stare, però voglio dire... Chi lo deve pagare il cittadino? Appunto, perché lo deve pagare il cittadino? Oppure all'interno di un comune creare un... diciamo un gettone ogni anno da riconoscere alla famiglia, un gettone economico dove magari... a costo di ripartirlo sul bilancio comunale, questo 31% lo porti al 20%, ma questo dipende dal modus operandi e dalla linea guida che ha ogni amministrazione comunale. A proposito di amministrazione comunale, salutiamo il sindaco di Valverde. Sì, Angelo ci tenevo Spina. Tantissimo. Sì, perché... Un abbraccio perché non sta male, ma non sta nemmeno benissimo. E quindi per il momento insomma non è al lavoro. Non è al lavoro. Caro Angelo, ti saluto, ti abbraccio e spero di rivederti al lavoro al più presto. E noi di Sicrapres ci uniamo a questo affettuoso abbraccio, anche perché il sindaco Angelo Spina è stato ospite spesso dell'informazione raccontata. A proposito di sindaco, ma è vero questa vocina di un angioletto che dice che forse... Rosario Scandurra potrebbe candidarsi a sindaco alle prossime elezioni? Non lo so, la vocina chi l'ha messa in giro. La cosa che ti posso affermare è che il movimento farà sicuramente politica e cercherà di creare delle condizioni per scendere alle elezioni del 2023. Poi parto dal presupposto che l'ambizione personale è una cosa, la legittimazione da parte dei cittadini o del gruppo che segue è un'altra storia. Quindi sull'ambizione personale potremmo discuterne e magari sulla voglia di fare, ma sul fatto che di solito parto dal presupposto che una persona deve essere legittimata dal basso e deve avere una forza dietro che possa portare un uomo a competere a una tornata elettorale. Quindi al momento già sono stato legittimato alla guida dell'associazione, del movimento, e questo mi onora tantissimo, anzi ringrazio tutte le persone che fanno parte di Valverde Oltre che mi hanno dato questa possibilità. Al resto vedremo, anche perché mancano 2 anni e mezzo, che non sono tanti, ma non sono pochi, quindi questo qua è un discorso a venire. A cui non... La legittimazione potrebbe avvenire anche attraverso una sorta di primarie? Può anche darsi. Può anche darsi, perché se il movimento deciderà di scendere alle elezioni, come pensiamo di fare, successivamente vi darò notizia se
il mio nome sarà spendibile o il nome di qualcun altro all'interno dell'associazione, perché abbiamo persone volenterose, competenti e soprattutto con la voglia di non esercitare una politica di bassa lega, che è quello che ci siamo imposti dal momento che abbiamo firmato il nostro statuto. Natale? Natale che è ormai alle porte, come Valverde Oltre avete pensato a qualcosa laddove possibile, evidentemente? Allora, abbiamo pensato, avevamo 1000 programmi, dai bambini agli anziani, però constatata la situazione di gravità e di emergenza, credo che rinvieremo tutto, speriamo, ci auguriamo per Pasqua, perché non vogliamo creare ulteriori disagi anche nel portare un semplice panettone a un bambino o a un anziano in una casa di riposo, per evitare problematiche. Quindi ci scusiamo da questo punto di vista con i cittadini, ma la cosa che vi posso garantire è che siamo vicini agli anziani e soprattutto ai bambini. E da Valverde Oltre un grosso abbraccio e un augurio profondissimo proprio dal cuore di un buon Natale, e con la speranza che si possa uscire da questa benedetta emergenza che sta creando problemi serissimi. Il Natale di Rosario Scandurra in famiglia? Natale di Rosario Scandurra in famiglia sarà, sì. Con il numero contingentato? Sì, certo, solamente in papà, mamma, moglie, figli. Finisce lì. E finisce lì. E ci dobbiamo attenere a quello che è il momento. Cosa ti mancherà di questo Natale? Mi mancherà soprattutto l'unione con la famiglia più allargata, perché ogni volta, per ogni festività è l'occasione magari di rivedere parenti che magari durante l'anno per motivi di lavoro o per altre esigenze ci incontriamo poco, e quindi quello è uno dei momenti. E soprattutto mi manca il fatto che veramente non possiamo festeggiare insieme ai cittadini di Valverde, insieme agli anziani e insieme ai bambini, perché avevamo progettato delle cose bellissime, un Natale per i bambini favoloso, ma purtroppo dobbiamo cedere le armi al Covid. Grazie Rosario Scandurra. Allora chiedo alla regia di vedere anche in questo approfondimento lo spot di Namaste, una delle nostre aziende che stiamo sostenendo, e stiamo sostenendo solo e esclusivamente per il periodo dell'emergenza Covid, quindi non è un accordo commerciale, lo diciamo a scanso di equivoci, e quindi con le aziende in difficoltà Secret Press è disponibile al dialogo e a fare comunicazione. Sono a casa gli operai, sono tanti, del birrificio artigianale Namaste 10 Catena, e dunque noi in qualche modo li sosteniamo, rendendo appunto, omaggiando i nostri ospiti della birra artigianale, di un prodotto siciliano, soprattutto in questo periodo particolare dell'anno. Vediamo insieme il brevissimo spot. È davvero bella questa frase, la passione, ma anche la Sicilia siamo noi, perché dobbiamo difendere le nostre cose, e devo dire che Rosario Scandurra è un assertore di questa filosofia, di questa politica, no? Compriamo sotto casa, compriamo siciliano, insomma valorizziamo i nostri prodotti. Consegno dunque la birra amorosa del birrificio Namaste, e ambrata, non so se grazie. Ti piace, mi se piace, la gradisci, sì. La gradirai, ci farei sapere poi appunto... Questo è un gradimento. Un cin cin e un buon Natale ai miei concittadini di Valverde e a tutti i miei amici, con l'augurio che tutto possa andare sempre meglio, soprattutto per le attività commerciali che stanno soffrendo maledettamente. Grazie Rosario Scandurra, in bocca al lupo. Rosario Scandurra di Valverde Oltre. Adesso diamo la linea alla regia. Tra poco arriva la nostra psicoterapeuta, la nostra dottoressa Sara Grisiglione, argomento molto delicato che coinvolge i bambini e il Covid e non soltanto, quindi non perdete questo appuntamento con Settimanalmente.
Buongiorno Umberto, buongiorno a tutti i telespettatori, benvenuti alla rubrica Settimanalmente. Io sono Sara Grisiglione, psicologa e psicoterapeuta. Oggi vorrei affrontare un tema delicato, ma molto importante, soprattutto in un periodo come questo. E vorrei parlare dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico e come stanno in qualche modo vivendo questa situazione veramente delicata per tutti, ma soprattutto per chi ha delle problematiche e per i diversamente abili, quindi non solo per gli autistici, ma in genere per chi ha delle disabilità. Riguardo l'autismo, l'autismo cos'è? L'autismo è un disordine neuropsichico infantile, infatti si scopre nell'età, della fascia dell'età evolutiva, che può comportare gravi problemi, soprattutto legati alla comunicazione, all'entrare in relazione con le altre persone e ai processi di adattamento verso l'ambiente. I bambini con autismo hanno una percezione sensoriale modificata e spesso si riscontra in essi anche difficoltà di linguaggio. Quindi comunicare con loro non è semplice per niente. Potrebbe sembrare alla gente comune che sarà più semplice per loro allora vivere il lockdown, tanto vivono, noi possiamo definirli con delicatezza, in una sorta di bolla d'aria che li protegge, li difende, ma nello stesso tempo li isola rispetto agli altri. E in realtà non è così, perché quello che diciamo è necessario con questi bambini attuare è la routine. Hanno bisogno di esercitare delle routine per poter rimanere in qualche modo in contatto con il mondo esterno. Sicuramente la grande difficoltà è proprio quella avuta dai loro genitori, anche perché i genitori, essendo aiutati a scuola da personale specializzato, dal fatto che comunque gestiscono i figli anche per un determinato momento, periodo della giornata, può essere anche un modo per aiutarli, per essere meno stressati. Quindi diciamo che l'isolamento, visto come metterli in un cantuccio e non avere possibilità di interagire con loro in nessun modo, non è assolutamente positivo. Intanto gestire per esempio delle quotidianità e fare loro dei giochi, degli esercizi anche rutinari, e questo è quello che io per esempio consiglio ai genitori: non abbandonate le pratiche che fanno a scuola, i giochi di apprendimento, quelle che noi chiamiamo le routine necessarie. Trascorrere del tempo anche attraverso il gioco, attraverso delle semplici attività con loro, può essere veramente fortemente significativo. Se poi ci sono dei fratelli casa, condividere assieme a loro anche se in quel momento magari il genitore può pensare ma non sta guardando neanche il fratellino giocare, ma non è questo importante, arriva sempre qualcosa, non c'è assolutamente questo essere schermati del tutto. Quindi condividere per esempio dei giochi, per esempio automobiline, treni, aiutarli a fare vedere loro delle mappe concettuali con dei colori, delle immagini. Perché, cosa importante, questi bambini precedentemente sicuramente erano impegnati anche, alcuni anche con delle terapie sia fatte a casa che in centri specializzati, e oggi non è possibile. Un altro consiglio che posso dare per esempio è quello di mantenere il contatto con i compagni di classe anche attraverso le piattaforme online che ci sono, perché anche solo con un compagno, un contatto telefonico, e far vedere loro i compagni cosa stanno facendo, cioè è importante che ci siano dei momenti in cui si rimanga in contatto con l'esterno per poter in qualche modo mantenere attive delle capacità appunto di contatto con l'esterno. Questo è quello che volevo sottolineare. Sicuramente se
sono stati abituati a fare degli sport, delle attività ginniche. I genitori possono continuare in questa attività nella corsa, nei piegamenti, nel riuscire magari a il gioco corporeo, per esempio, è un'attività che sicuramente si deve con accortezza fare, ma per il genitore può esserci la possibilità di entrare in contatto attraverso il corpo, con tutte le difficoltà, perché non è facile avvicinare un bambino, soprattutto se c'è appunto una sindrome di questo tipo. Un'altra cosa che possiamo fare con questi bambini, per esempio, è fare capire loro quello che stiamo vivendo, con semplicità, attraverso dei semplici disegnini, raccontando loro, per esempio, come animando questo virus come se fosse appunto un piccolo mostriciattolo che si può combattere attraverso delle armi, come la mucchina o la mascherina, cioè spiegare, non fermarsi solo perché in quel momento pensiamo che il nostro bambino non sia in grado di recepire, perché sicuramente non c'è una comunicazione in modalità, fra virgolette, normale come la possiamo intendere noi, ma si può avere una forma di comunicazione invece anche attraverso altri strumenti come quelli che vi sto dicendo io, quindi attività fisica, ma anche disegni, l'uso di stimoli anche per breve tempo, però attraverso i mezzi informatici, non perdere il contatto con i compagni, con un compagno magari con cui aveva un legame particolare, fargli sentire la voce al telefono, il contatto con i fratellini con cui poter interagire all'interno della stessa casa, coinvolgerli se si sta preparando qualcosa, dare loro dei piccoli se sempli delle piccole e semplici regole, proprio perché quello che conta con questi soggetti è la routine, è il poter sapere che c'è qualcosa che loro conoscono, che sono abituati a fare. Prima vi parlavo degli esercizi, se sono abituati a mettere in fila, per esempio, degli oggetti, a lavorare con le ripetizioni, 10 ripetizioni di qualcosa, insomma, che magari il terapista fa fare loro e che il genitore è stato in grado di imparare a prendere, fateglieli fare. Non li mettete da parte, stimolateli. È importante che ci sia una stimolazione attiva e continua. Perché in attesa che i centri e tutto potrà ritornare alla normalità e quindi questi ragazzi potranno riprendere le loro attività, è necessario non farli sentire soli, con loro in modo particolare. Lo so, cari genitori, che è difficile perché già avere in casa un figlio con una disabilità, non mi riferisco solo all'autismo, non è sicuramente semplice né per voi genitori né per i fratelli né per chi vive insieme a loro, però sorriso e rimbocchiamoci le maniche perché in questo momento hanno ancora più bisogno di noi. Io vi lascio, vi abbraccio forte come ogni settimana, alla prossima, arrivederci. Thank you.
pescatore quando la passione diventa mestiere. Service di Rodolfo Rapisarda. Arredi per uffici, cancelleria, armadi metallici, armadi spogliatoio, classificatori, banche, casseforti e molto altro ancora, come macchine per ufficio, informatica, telefonia, TV monitor, videoproiettori e macchine fotografiche. Paper Service riserva la vendita ai possessori di partita IVA. Paper Service si trova a Catania, in via Enrico Fermi, numero 3, numero 5.